peraltro. Ma io sto dicendo un'altra cosa, che se questo istinto qua al suo culmine nell'atto riproduttivo sessuale. Aspetta. Come mancava, dimmi amore. Professore. Direttore. Dica. Pronto? Dica. Chi è? Chi è? È il direttore Fede? È il direttore Fede. È il direttore? È il direttore. È il direttore Fede o no? È il direttore Fede, sì. Che fa? Mi faccio una sega. Tu? Ma come? Un consiglio, eh? Dammi un consiglio. Fatela anche tu. Ma come, direttore? Così non rompi coglioni. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Era il direttore, ti giuro, lo volevo chiamare. Ma perché? Cos'è successo? Era Fede, è impazzito. Ma perché ha risposto così? Ma non lo so. Non lo so, sembri il bambino che mette le dita nella Nutella. Ma no, non lo so, non aspetta, lo so. Aspetta. Ma guarda, chiedo il sequestro anche di questo nastro. Ma perché, cosa stai facendo? Non lo so. Il bambino che rompe il vasetto di Nutella. La mamma dice: Giuseppino, dov'è la Nutella? Non lo so. Tutta rotta per terra. Cosa hai fatto? Mio amore. Direttore? Fatto? Direttore? Sì. Come stai? Direttore. Come stai? Bene. Non lavori? Come? Non lavori? Lavoro, sì. Sono qui ai centri sociali. Come ai centri sociali? Spazzo, il palazzo Montecitorio. Corrotti. È il tuo capo? Sono condannato. Il mio capo guida il paese. Poi no, non guida più il paese. Condannato. Sì, lo guida. Condannato, guida condannato, paese. Condannato. E voi stronzi potete fare niente. Soldano andare per strada a fare puttana con mamma. Ma che vuol dire? Vaffanculo, dai, su. Se ti diverte va bene. Ti vuoi fare insultare, sono pronto a fare qualunque tipo di insulto. Ti vada. Salve. E suona con maestria l'arpa. Mi sono fatto ingolosire dal fatto che Fede risponde alle telefonate in questo modo. Davide, rispondi te adesso. Davide, rispondi te. Oh, dove eravamo? Fammi chiamare il mio amico Rom intanto. Professor, direttore? Dica. Oh, siamo noi. Ah, siete voi. Oh, eccoci, come stai? Bene, credevo che... Ma che succede ogni volta che insulti? Come? Ho sentito, prima ti ho chiamato io. Ma dove sei? Non si sente niente. La telefonata pronto? Di prima, ti ho chiamato io e hai insultato. Non avevo capito, probabilmente passavo una macchina di queste limousine con una coppia di sposi che mi salutava. Io ho detto, ciao. Che sei impazzito, non ho avuto manco il tempo di dire che all'inizio... No, certo, sconosciuto, è caro mio. Lo sai, ma quante persone ti chiamano, scusa? Beh, hai ragione, scusa. Sì, no, questo è vero. Quante persone mi chiamano e mi minacciano. Addirittura? Sì, direi anche che sì, anche pesantemente. Però guarda, l'importante è che proteggiamo la fragola, come si chiama? La gregolina. L'ex ministra, quella di colore, quella salve, capito? La Chienghe. Ma che c'entra, scusa? Perché tu stai dicendo io non ho la scorta mentre la Chienghe ha la scorta, non ho capito bene. No, ne ha tre però, che la protezione. No, io voglio dire, sono qua, giro. Francamente sto benissimo, sì, non si può mica dire che sta benissimo, però diciamo che sto abbastanza bene. Prima, certo, quando qui compare il nome di uno sconosciuto, che devo fare? Prima lo mando a... Ma perché? Ma quante persone ti chiamano? Pure durante la notte ti chiamano? Sì, fino alle 4 del mattino. Allora, no. Fino a che sto sveglio, sì, poi spengo. Però, ma che ti dicono? Che ti dicono? Spiegami. Beh, vabbè, alcuni mi fanno... Altri invece la domanda è sempre la stessa. Senti, mi presenti i rupi? Così, no? Io poi mi diverto a fare l'extra comunitario. Tu, Bruno, non rompere il coglione mio, perché io per tua madre
vi porto via perché qui sul marciapiede lei non deve lavorare, ci sono nostre donne che lavorino. Ma perché la gente chiama? Adesso si dovrebbe fare i ragazzi, quelli giovani che non ti sopportano, dovrebbe, siccome si riuniscono la sera davanti a un bar, ma cioè, chiamiamo Fede. È diventato bravissimi, siete proprio quelli della casa, siete bravissimi. Cioè, siccome si riuniscono davanti a un bar, cioè, è un gioco di società. Bravo, è diventato il circolo, il club. Ci sono i club di qua, i club di su, i club di giù. Ebbene, allora ci sono quelli che la sera, è vero, sapete che facciamo stasera? Facciamo chiamiamo Fede. Sì, ma generalmente, guarda che è proprio così, eh. Chiamiamo Fede e lo insultiamo. Dice, chiamiamo Fede e lo insultiamo. Così, funziona così. Allora sai, a volte, se diciamo così, la telefonata può anche essere cortese, io l'accetto. Ma io ti frego subito, perché sapete, io mi diverto moltissimo, no? Abbiamo sentito, cioè una raffica di insulti pazzesca. Pazzeschi. Poi per tale dico, oh, tu non ti puoi ingrammare, tu tratti così, io donna, tu madre, qui porti via, qui il marciapiede non si può fare quelle cose brutte per 2 euro, qui ci rovina il mercato, noi extracomunitari. Che è buono mangiare da casa, mangiare direttore a 1 euro mangiare. Mangiate sì, ma anche noi arabi, tu non puoi disturbare arabo, io arabo, poi dico 2 parole in arabo, Badi Bukra che significa domani, sì. E poi dico shukran che dire, che vuol dire grazie tante. Sì, grazie e lei rimangono perplessi. Vabbè, certo, senti, devo dire la verità, sai Parenzo, che Emilio Fede è stato il primo a tirare fuori il nome di Pippo Inzaghi. Cioè fu il primo a dire, questo bisogna dirlo, solo sarà il prossimo allenatore del Milan. Come mai hai avuto questa intuizione, Emilio, questa fantastica intuizione? Io e Pippo siamo molto amici, siamo amici della notte, eh? Ah. Amici della notte, non la nostra aggressiva. Diciamo anche lui, diciamo, come dire, il sesso femminile, sì, no? Allora, la farfallina gli piace la farfallina, eh? No, la zanzara no, quello, la farfallina gli piace parecchio, gli piace parecchio. Vabbè, anche a me è dei tempi, Cioè è dei nostri. No, è che voi dalla zanzara non sapete, voi oramai siete incastrati in questa trasmissione. Hai ragione. Questo è vero. Pippo Inzaghi, io ho detto, Pippo è bravo. Secondo me Pippo, che poi è bravissimo, vero, conosce a memoria vizi e virtù dei calciatori, in senso tecnico. In senso tecnico. Però anche da quel punto di vista è un esperto. È un esperto di femmine, ci avete avuto vari incontri. Aspetta, di femmine. Un esperto, sì, guarda, lui quella lì non gliela puoi togliere, è malato anche là. Grandi numeri. Beh, a Pippo Inzaghi gli piace la farfallina, non è una colpa. No, secondo alcuni magistrati è una colpa, diciamo, Un attimo solo, torniamo con Emilio Fede, a tra poco. Dimmi amore, dica, pronto, chiaro, è per te. Da pizzicato ci puoi anche querelare, puoi portarci in tribunale. Allora, Emilio? Eccoci qui, Emilio Fede, ex direttore del TG4. In diretta dal Gianicolo di Roma. In diretta dal come a Roma? No? Non stavi a Milano, scusa? No, sono arrivato a Roma poco fa. Sono arrivato a Roma poco fa con il freccia. Oh, intanto il GIP non ha convalidato l'arresto del presunto omicida, attenzione. Omicidio di Yara Gambirasio. Tutti quanti, Alfano, amico mio, Alfano che diceva abbiamo preso l'assassino. Resta in carcere questo signore, però il GIP non ha convalidato l'arresto. Quindi dunque, vuol dire che adesso passeranno... Che ci sono comunque, bisogna fare dei riscontri, eccetera, eccetera, che sì, il DNA il GIP solo... Il GIP chiede ulteriori documentazioni, ulteriori prove. Non basta, evidentemente non basta. Non bastano le prove del PM che l'accusa ha portato, questo è il punto. Sì, esatto. Ecco, questo sì. Sono piccole signore fastidiose, le zanzare, ti rendi conto Alfano, no? La figura di palta che ha fatto il ministro degli interni, rafforzata da questa cosa qui, rafforzata. Vabbè. Allora direttore, quanto piace la farfallina al nuovo allenatore del Milan? Eccoci, scusa, ho sentito che parlavate della tragedia di Bergamo, io l'ho seguita per anni. Come per anni? Per 4 anni, beh, insomma, da TG4,
non ha convalidato, scusa intervengo, poi parliamo di altro, mentre ancora stiamo parlando di altro, però è giusto, cioè vuol dire è una colpa talmente enorme che devi essere sicuro di poterla affibbiare ad uno, che vuol dire una tragedia nella tragedia, sempre il caso non fosse vero. Io sono per la presunzione di innocenza fino a prova definitiva. Parlavamo del Milan, parlavamo di Pippo Inzaghi? Sì, certo. Grande allenatore, bravissimo. Beh, l'hai consigliato tu a Berlusco o no? Hai messo la buona parola, bene. Dai. Ascolta, no, voglio dire, ha parlato sempre bene di Pippo a Berlusconi? Sì. Anche agli italiani? Sì. Diciamo che forse non ce n'era bisogno, perché gli italiani no, certo, stimato. Certo, però sai, una parola in più, una parola, Ma sì, simpatico, poi gli ho detto che era uno come noi, ma per dire, perché c'era uno che gli piace le femmine, diciamo, Beh, però gli piace la vita, la mondanità, ma stavolta vado a lui ma vi siete incrociati? Avete avuto delle donne in comune? In comune, nel senso insieme tutti quanti? No! No, mica la mucchiata, Emilio, no, dai, no, perché, no, perché in c'è? In comune, no, che ne so, in comune. Ah, cioè, tu dici nel comune. No, ma che ne so, qualche serata ad Arcore è venuto Inzaghi, sì? No! Mai, no, mai, di quelle serate lì, no, mai. Non l'ho mai visto. È stato pericoloso. Vuol dire, Inzaghi è ambitissimo, Da chi? Dalle donne, dici? Dalle donne, sì. Ma sta camminando, ma che è? Che fa? Sì, è fermo. Fermati un attimo, direttore. Come? No, fermati un attimo. Ma che fai al Gianicolo? Non si capisce, alle 20.03. Che cosa fai al Gianicolo? Stai con l'impermeabile al Gianicolo, che fai? No, perché gli dici? Ma che c'è un freschetto, come si chiama, il ponentino romano, che nonostante Ignazio Marino, distrutto questa Roma, il ponentino non è riuscito a distruggerlo. C'è questo bel ponentino, belle ragazze. Questo non guasta, diciamo. Non guasta. Però voglio dire, potrebbero essere un limite queste belle ragazze che circondano Inzaghi. Adesso posso dirti, è talmente serio. Lui si studia i personaggi del calcio, come giocano, cioè veramente è, tra virgolette, la parola malato di calcio. Quindi secondo me hanno scelto bene, e poi soprattutto per un simbolo, dai, di cose sono pazzi di Pippo e dai. Poi adesso basta, però via Sedro, via Allegri, arriva Pippo, teniamoci Pippo. Ah beh, certo. Ma senti, ma dacci una tua previsione su quello che farà l'Italia ai mondiali. L'Italia con l'Italia adesso ai mondiali? Sì, l'Italia ai mondiali. Guarda, c'è una cosa importantissima, secondo me, che ha restituito al paese una voglia di allegria. Ma adesso non voglio fare il patriottico a tutti i costi. Dai, su, insomma, no, allegria, perlomeno, non so, rivedi il tricolore, va bene. Adesso e domani ci saranno le città vuote. Cosa farà? Io dici la tua. Dire, no, ti dico la mia. Ha faticato. Molto affaticato. Ma quanto ancora che contratto hai con Mediaset? Quanto ti manca alla fine di sto contratto con Mediaset? Diretto. A morire. Un anno? Quanto? Sono 2 anni. No, però te ne manca uno. Sollevato. Sei stato sollevato di peso. Ti manca ancora un anno. Ti manca ancora un anno, no? Il 28 marzo ho festeggiato, si fa per dire. Anni, però va bene, sto ancora bene, e poi non è detta l'ultima parola. Cioè? Voglio dire, innanzitutto voglio capire una cosa che non c'entra niente con il problema del TG4, la famosa lettera anonima. Ma tu lo sapete? La lettera anonima con la valigetta. No, ma la valigetta del cazzo non è mai esistita. Con 2 milioni e mezzo di euro mi hanno sbaligiato casa, pensato io a casa c'erano 2 milioni e mezzo. Ma chi, di euro, io sta valigetta, io dico sta valigetta. Come? Sta valigetta. Come? Chi se l'ha inventata sta storia della lettera anonima? Hai un indizio? Hai una. Beh, io guarda, tu? Io sono il commissario Bernetti, come si chiama, Bernabola, commissario Selvi. Non si sente niente. Vabbè, non si sente. Parlo di come dice sempre Cruciani. Non si sente. Come? Non si sente, si sente poco, direttore, ti abbandono, a presto, ciao. Oh, now little mosquito, there must be